In studio Giada Giaquinta. Ancora buonasera e bentrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura parliamo di coronavirus, facciamo il punto dei casi positivi in provincia di Ragusa. Si sono registrati 3 nuovi decessi, ma si riduce il numero dei ricoveri. Ma sentiamo i dettagli da Marco Scavino. Scende ulteriormente il numero delle persone ricoverate positive al Covid-19 in provincia di Ragusa, ma si registrano sfortunatamente altri 3 decessi. Un uomo di 73 anni, di Vittoria, lo conoscevano tutti in città, era il dottore Francesco Cannizzo, dirigeva un laboratorio analisi e si è ricongiunto con la moglie Tina, che era anche lei positiva al Covid-19 e anche lei deceduta il 13 di novembre. A spegnersi anche un 76enne di Ispica e una 81enne di Chiaramonte, sempre al Giovanni Paolo II, mentre al Guzzardi di Vittoria si è spento un 91enne. Le persone attualmente positive al Covid-19 sono 2.851. I tamponi molecolari processati dall'inizio della pandemia sono 60.882, mentre i test sierologici 16.052, per un totale di 76.934 test eseguiti in tutto il territorio. Le persone guarite sono 1.462, le persone decedute 102, 3 in più rispetto alle ultime 48 ore. Ricoverati 117 pazienti. In malattie infettive ne sono presenti al Giovanni Paolo II di Ragusa 35, al Maggiore di Modica 9, in terapia intensiva al Giovanni Paolo II 11, al Guzzardi 5. In area grigia all'ospedale di Ragusa 5, all'ospedale di Vittoria 8. In area Covid al Maggiore di Modica 15, al Guzzardi di Vittoria 22, al Giovanni Paolo II di Ragusa 7. In RSA sono in 16. 2.718 gli isolamenti domiciliari. A questi vanno aggiunti 51 fuori provincia. Ad Acate invece ce ne sono 89, a Chiaramonte 37, a Comiso 371, a Giarratana 29, ad Ispica 84, a Modica 351, a Monterosso Almo 19, a Pozzallo 146, a Ragusa 575, a Santa Croce Camerina 56, a Scicli 91, a Vittoria 819. Ha perso la propria lotta contro il virus il dottor Francesco Cannizzo, titolare di un laboratorio analisi nel Vittoriese. La città piange la sua scomparsa. Il dottor Cannizzo si è spento a distanza di una settimana dalla moglie, morta anch'essa per Covid-19. A MTG abbiamo accolto il ricordo dei colleghi del dottor Cannizzo nel pomeriggio, nella nostra edizione delle 16.30. Marco Scavino in collegamento ha appunto sentito i colleghi. Vediamo nello stralcio e vediamo anche cosa è successo. Si sono ricongiunti marito e moglie. La morte li ha separati solamente qualche giorno. Il dottore Francesco Cannizzo si è spento ieri all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Sua moglie, Santina Martorana, se n'era andata il 13 di novembre, un venerdì. Marito e moglie lasciano un grande vuoto e la città torna ad essere attonita per l'ennesima perdita. Oggi il trasferimento della salma. A ricordare il dottore, un suo collega che per 30 anni lo ha affiancato. Il fatto che siano andati via a distanza di pochi giorni, come diceva oggi padre Beniamino Sacco al cimitero, sta a significare che probabilmente certe storie non possono dividersi neanche quando interviene la morte. Quando avete appreso del contagio, della positività in realtà del dottore Cannizzo e di sua moglie e dei colleghi, che cosa avete pensato? È qualcosa di così subdolo che è difficile riuscire a non prenderlo, tra virgolette. Dall'altro lato che ce la mettiamo tutta per evitare contagi in questo laboratorio e che comunque tutti sappiamo che è una cosa da combattere. Purtroppo il dottore Cannizzo e la moglie hanno combattuto tutta la sua parte e questo ci fa ancora dire e capire quanto è importante la prevenzione in questo caso. Porterete avanti voi il laboratorio analisi?
Sì, ovviamente con figlio, con Mauro Cannizzo. Quando si chiude una pagina e si chiude in questo modo, si capisce che non ci si può mai preparare a queste notizie e il dolore è stato forte, lancinante. Quanti siete e quante persone sono rimaste coinvolte dal contagio del Covid-19? In questo momento ce ne sono altre tre. Uno di questi è Carmelo, che ne è uscito e ha già fatto due tamponi e quindi può definire come esperienza un'esperienza passata. La squadra è composta dai presenti, che sono una parte, la squadra ha altre persone che in questo momento sono a casa a combattere anche loro la battaglia per il Covid, e grazie a Dio non stanno male, hanno tenui disturbi. Troppi casi di coronavirus nel Tribunale Etneo. Per questo motivo gli avvocati chiedono la sospensione di quelle udienze non urgenti. Una richiesta che però, come spiega il presidente degli ordini degli avvocati, non è stata completamente accolta. Sentiamo. Una sospensione delle udienze non urgenti per 20 giorni è quello che hanno chiesto gli avvocati di Catania attraverso il presidente del Consiglio dell'Ordine Rosario Pizzino. Troppi contagi, senza dimenticare che proprio negli ultimi giorni due avvocati hanno perso la vita proprio a causa del Covid. Una sospensione che però non è stata accordata del tutto al presidente del Tribunale Etneo. Da un lato la Camera Penale, che sarà in astensione fino al 7 dicembre, dall'altro lato il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che proprio nei giorni scorsi aveva prodotto un non documento spiegando le ragioni di questa richiesta. Non è stata accolta la nostra richiesta fondamentale di un rinvio delle udienze non urgenti sia nel civile che nel penale di 20 giorni. Questo era un periodo cuscinetto che ci volevamo dare per evitare, nel momento di maggior picco del virus, di essere costretti ad andare in tribunale, specialmente nelle aule di Via Crispi, che sono del tutto inadeguate, come ormai è noto a tutti. Tuttavia abbiamo avuto un riconoscimento delle nostre preoccupazioni e proprio a seguito di questo, per quanto riguarda le udienze civili, è stata data la possibilità agli avvocati congiuntamente oppure ad un solo degli avvocati con una istanza documentata di ottenere il rinvio dei processi. Le udienze in presenza fisica sono limitate agli atti istruttori, a quelli più urgenti, ed è incentivata al massimo la trattazione delle udienze cartolari. Nel penale invece ci saremmo attesi di più, occorreva fare di più. Era necessario concedere questo periodo di 20 giorni di rinvio in blocco. Tuttavia anche qui abbiamo delle novità nelle precedenti linee guida non c'erano. Quindi, a parte la trattazione di tutti i processi urgenti, quindi le convalide, le direttissime, i processi con le misure cautelari personali o quelli vicini a prescrizione, è anche qui prevista una scrematura dei procedimenti per evitare di affollare troppo le singole udienze, anche se devo dire che questa misura non ha dato soddisfacenti risultati nel passato. E comunque, questa è la novità, è prevista la possibilità anche a distanza di una sola parte di ottenere un rinvio. I rinvii in questo caso saranno successivi al 15 settembre del 2021. Parliamo ancora di coronavirus, ma in campo scolastico, perché ci sono ritardi nei pagamenti per quasi 70.000 docenti e personale ATA del contingente Covid. Tra le cause, come denuncia il segretario generale della FLC-CGIL, Adriano Rizza, un sistema burocratico e farraginoso che complica il lavoro delle segreterie. A MTG la testimonianza di un'operatrice scolastica che presta servizio in una scuola della provincia Iblea. Vediamo. Inaccettabili i ritardi relativi al pagamento degli stipendi di decine di migliaia di docenti e personale ATA in organico Covid. È la denuncia di Adriano Rizza, segretario generale della FLC-CGIL Sicilia, che solleva la questione e si fa portavoce delle esigenze degli operatori e degli insegnanti in servizio dal mese di settembre nelle scuole italiane senza aver mai percepito le spettanze. Le notizie che arrivano da Roma sono preoccupanti, ha dichiarato Rizza, considerato che molte scuole non sono riuscite
riuscite ad autorizzare le rate dei supplenti Covid entro il termine previsto. Tutta colpa di un sistema burocratico e farraginoso che complica il lavoro delle segreterie. A MTG la testimonianza di un'operatrice scolastica che lavora in un istituto della provincia di Ragusa. Sono stata assunta da 2 mesi all'inizio di ottobre, quindi sono stata, come si suol dire, a contatto con i ragazzi, quindi c'è stato un rischio, oltre a, giustamente a quello che metti il viaggio con la macchina, tutto il resto, tutto quello che consegue, hai delle scadenze a casa e fino adesso non siamo stati retribuiti. E non abbiamo visto niente, Noipa non funziona, c'è anche questo problema che fino adesso non ci ha mandato neanche le credenziali, quindi siamo, non lo so, ci sentiamo io e le mie colleghe un attimino sospesi, perché comunque vuoi o non vuoi devi vivere a casa, hai una famiglia, e ognuno ha le proprie esigenze, abbiamo ognuno le nostre situazioni e fino adesso non abbiamo visto niente. Colto da un malore improvviso a circa 10 miglia dal porto di Pozzallo, un marittimo ieri è stato salvato dalla capitaneria di porto. I militari della Guardia Costiera di Pozzallo hanno portato a termine il delicato intervento di assistenza imbarcati sulla motovedetta CP325. Era stata la direzione marittima di Catania ad allertare intorno alle 10 la sala operativa della capitaneria di porto di Pozzallo. Il marittimo accusava forti dolori al petto, segnali di un presumibile infarto, e ne è stato richiesto l'intervento di trasbordo per ricevere le cure mediche. Il marittimo è stato condotto con un'autoambulanza del 118 e condotto all'ospedale di Modica. Adesso ci spostiamo a Catania per parlare della situazione delle strade della zona industriale. I lavoratori temono per la propria incolumità, buche, guardrail divelto, strade colabrodo, pericoloso, e potrebbe appunto tutto questo causare degli incidenti. Sentiamo. Siamo sotto il ponte dell'ottava strada della zona industriale, forse una delle ferite più aperte in questa zona, e quando dico aperte è veramente non solo una metafora ma un senso concreto di quello che sta accadendo, perché se noi guardiamo bene il ponte c'è una fessura fra un pezzo e un altro dello stesso ponte, a significare che questo ponte è davvero pericoloso, e lo testimonia anche il fatto che il guardrail di questo ponte si è completamente staccato, quindi è pericoloso passare sul ponte, a maggior ragione quando piove o a maggior ragione la sera quando c'è buio. I lavoratori di questa zona industriale chiedono interventi immediati, perché così non si può più andare avanti. In passato molte persone hanno perso la vita e vogliono evitare che altra gente possa perdere la vita. Ogni qualvolta qui alla zona industriale piove, per noi raggiungere il proprio luogo di lavoro è quasi impossibile, tra allagamenti, voragini che si creano nelle strade, e addirittura da qualche giorno vediamo che c'è il guardrail del ponte, che è una tappa obbligatoria per giungere qui presso lo stabilimento in azienda, siamo costretti ogni volta davvero a correre dei pericoli innumerevoli per giungere nel proprio luogo di lavoro. Si parla spesso di sicurezza nei luoghi di lavoro, questa sicurezza ovviamente non è una sicurezza solamente che si vive all'interno delle proprie aree, ma deve essere vissuto anche quando noi da casa ci spostiamo per andare verso i luoghi di lavoro e al rientro. Tra l'altro la zona qui ancora è priva di illuminazione serale, nonostante ci sono dei lavori in corso. La strada è in condizioni pessime, e quando piove abbiamo il terrore, esatto, degli allagamenti, dell'acqua troppo alta che potrebbe farci rimanere a piedi, potrebbe rovinarci le macchine. Io ho dovuto cambiare anche la macchina in prospettiva di questa cosa, perché comunque sia a lavorare dobbiamo venire, però vorremmo anche un po' la tranquillità di venire serenamente. Parliamo di agricoltura, perché sono oltre 650 milioni di euro che metterà a disposizione la regione per l'agricoltura in Sicilia. Serviranno questi fondi per creare investimenti e aiutare i giovani a fare impresa utilizzando anche terreni della regione. Sentiamo.
330 milioni per il 2021 e altri 330 milioni per il 2022. Con non queste somme si potrà intervenire per portare a esaurimento alcuni bandi per l'agricoltura rimasti senza fondi, ma anche per creare sviluppo, perché l'agricoltura rappresenta per la Sicilia uno dei pilastri economici più importanti. Lo ha ribadito il presidente della regione Nello Musumeci, partecipando a una conferenza stampa insieme all'assessore all'agricoltura Edi Bandiera e alla dirigente generale del Dipartimento regionale agricoltura Dario Cartabellotta. Il governatore durante la conferenza ha sottolineato che in questa fase si sarebbe dovuto parlare della nuova PAC che doveva iniziare il 1 gennaio 2021, ma di cui è stato deciso di spostarne l'avvento al 2023 a causa anche dell'emergenza Covid. Questi due anni, ha sottolineato Musumeci, saranno di transizione, una transizione all'insegna dell'ecologia, perché la Sicilia è la prima regione in Italia in materia di bio. Ma con questi soldi si potrà fare tanto altro, a partire dalla viabilità rurale, 70 milioni di euro che verranno usati per 100 strade e poi ancora 80 milioni di euro per l'agricoltura sostenibile e un'attenzione particolare anche per i giovani che investono in agricoltura, destinati 50 milioni di euro. Giovani che possono usufruire anche dei terreni regionali. Insomma, misure importanti, anche perché questo nuovo piano di sviluppo rurale punterà sul Green New Deal e sul Farm to Fork, come ha spiegato il direttore Cartabellotta. Dunque si avrà un nuovo orizzonte. In termini di spesa comunitaria siamo arrivati, dicono gli esponenti della regione, a superare il miliardo di euro di somme già giunte nelle tasche degli agricoltori. Sandro Gambuzza è uno dei tre nuovi vicepresidenti nazionali di Confagricoltura, una notizia senza precedenti per il nostro territorio, ma infatti un ibleo era arrivato così in alto nel mondo della rappresentanza delle imprese italiane. Felicitazioni sincere a Sandro e auguri di buon lavoro dall'Unione Provinciale di Ragusa. E questo il commento del presidente di Confagricoltura Ragusa, il dottor Antonino Pirre, appena appresa la notizia della nomina di Sandro Gambuzza, componente della giunta esecutiva di Confagricoltura, vicepresidente nazionale dell'organizzazione di rappresentanza delle imprese agricole italiane. Gambuzza è titolare di un'impresa indirizzo orticolo e olivicolo in provincia di Ragusa e presidente di SAC. Torniamo a parlare della violenza, della lotta contro la violenza sulle donne. Ieri la facciata del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa è stata illuminata di arancione per mostrare vicinanza alle donne vittime di violenze per la lotta contro ogni tipo di abuso. Un'iniziativa lanciata in tutta Italia da Sor Optimist Club International di Ragusa. Sono state illuminate di arancione le facciate dei presidi di legalità come simbolo di un futuro senza violenza. Il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Ragusa ha aderito all'iniziativa promossa dal Sor Optimist International Italia, sezione di Ragusa, colorando di arancione anche l'ingresso delle caserme delle tenenze dei Carabinieri di Scicli e della stazione dei Carabinieri di Ragusa Ibla. La giornata contro la violenza sulle donne è stata anche l'occasione per illustrare il bilancio delle operazioni che riguardano i reati contro la persona. Abbiamo voluto dare un ulteriore segno illuminando il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri a testimonianza dell'impegno di tutta l'Arma della provincia, ma di tutta l'Arma in tutta Italia, al fianco del Sor Optimist e di tutte quelle istituzioni che in questa giornata vogliono ricordare e ribadire come questo problema della violenza sulle donne vada combattuto con tutte le risorse possibili. Risorse che l'Arma dei Carabinieri mette in campo a livello centrale, a partire da una sezione atti persecutori creata ancora nel 2009 per approfondire e dare un taglio ancora sempre più operativo all'approccio a questa problematica, ma che comunque persegue ogni giorno e ha incrementato ulteriormente grazie, ha reso ancora più efficace grazie all'applicazione del Codice Rosso, in virtù del quale solo nell'ultimo anno l'Arma dei Carabinieri in provincia di Ragusa ha visto presentate presso i propri uffici 95 denunce, ha proceduto a 13 arresti in flagranza o su ordinanza di custodia cautelare, e ha deferito 82 persone e ha anche avuto modo di richiedere ed eseguire 19 provvedimenti vari di allontanamento dalla casa familiare del perpetratore del reato o di divieto di avvicinamento.
L'Arma dei Carabinieri ha invitato qualsiasi donna che vive una situazione di disagio a denunciare ed avvicinarsi alla stazione dei Carabinieri. Il Sara Optimist in questo contesto, in sinergia con la Questura di Ragusa, che ha anche illuminato di arancione la facciata, e con l'Arma dei Carabinieri, ha donato una stanza tutta per sé, per garantire alle donne vittime di violenza le migliori condizioni per poter essere ascoltate in un luogo sicuro e protetto. Ci siamo allargati con Cicli, dove presso la tenenza dei Carabinieri stiamo realizzando, grazie al finanziamento di un amico ciclitano, il Mariano Patanè, una stanza tutta per sé, li raccomando, in un territorio, quello di Cicli, che ci hanno detto è particolarmente segnato, ecco, da questi episodi, e ci auguriamo anche che possa servire per attivare comportamenti sempre più corretti anche da parte delle future generazioni, sensibilizzare i giovani, questo è importante. Anche il prospetto del comune di Ragusa è stato illuminato in rosso e arancione in occasione della giornata internazionale per il contrasto alla violenza sulle donne, su richiesta della consulta comunale femminile e della consulta comunale giovanile. Questi sono alcuni contatti utili, a partire dal numero 1522, che è gratuito, anonimo e attivo H24, sul cui sito internet www.1522.eu è possibile chattare direttamente con le operatrici specializzate, lanciando le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking. A Ragusa c'è il centro antiviolenza Il Petti Rosso, che è il centro affiliato alla Rete Nazionale Antiviolenza e Antistalking. O lo sportello ascolto La Casa delle Donne di Ragusa, aderente alla Rete Nazionale Gruppo Zero della Rete Nazionale Reame Gruppo Grevio, partner del Centro Antiviolenza Work in Progress di Florida, nel Siracusano, iscritto e accreditato alla Regione Siciliana e al 1522. Ci fermiamo adesso per una pausa pubblicitaria, tra poco. Avrebbe compiuto oggi 100 anni lo storico Giovanni Modica Scala, indimenticato comandante dei vigili urbani della città di Modica. A MTG parla il nipote Giovanni Modica Scala, che ricorda il nonno. Di godere delle grandi scoperte e del grande archivio di Modica Scala. Grazie all'attività del figlio Salvatore e del nipote Giovanni è nato un sito internet www.giovannimodicascala.it che propone ciò che fu oggetto dell'interesse di Giovanni Modica Scala. Un sito a cui coincide anche una pagina Facebook, Giovanni Modica Scala appunto, dove i continui aggiornamenti del sito vengono pubblicati e inoltre vengono condivisi anche tanti ricordi della città di Modica. Attraverso questi documenti cerchiamo di ricordare anche altri personaggi illustri di Modica, no? Perché c'era in effetti un fiorire culturale in quegli anni, con Raffaele Poidomani, con Meno Assenza, ma anche Duccio Belgiorno, Ciccio Belgiorno, che sono, diciamo, i figli del più celebre Franco Libero. Un modo per tessere la memoria a 360 gradi, sperando anche che questa opera di recupero del passato possa andare oltre anche la commemorazione, che non vogliamo sia, diciamo, rituale rispetto alla figura del nonno. Adesso un servizio del nostro ufficio commerciale su iniziativa di Ergon. Consegnati ieri nelle mani dei rappresentanti della Caritas siciliana i 200 computer che la Ergon ha voluto donare a beneficio di altrettanti studenti che fanno parte di famiglie con disagio economico. Serviranno ad affrontare la didattica a distanza. Ergon, che concessionari De Spar, Hard Discount e Alta Sfera in Sicilia, con questa iniziativa ha voluto ancora una volta porsi a supporto del territorio isolano, mantenendo fede a uno dei suoi valori fondamentali, la solidarietà. Questa mattina la consegna dei 200 computer, utili strumenti per l'apprendimento scolastico e la formazione, direttamente a Giuseppe Paruzzo, referente regionale Caritas, e Domenico Leggio, direttore della Caritas di Ragusa. Per tale donazione Ergon vanta il sostegno di Unicredit attraverso l'utilizzo di un'iniziativa dell'istituto bancario specificatamente dedicata al finanziamento e alla promozione di progetti contraddistinti ad un impatto sociale positivo. L'istruzione è un valore fondante di ogni società, spiega Gianni Cavalieri.
presidente Ergon. Siamo orgogliosi di poter aiutare alcuni ragazzi siciliani attraverso la donazione di strumenti informatici che in questo periodo di emergenza risultano essenziali. Ergon punta sul territorio e solidarietà anche in questo caso, come conferma Concetta Lomagno. Sappiamo che 200 computer in realtà sono tanti ma sono pochi, avremmo voluto fare di più, ma anche i computer sono difficilissimi da reperire in questo momento di pandemia, quindi abbiamo fatto uno sforzo indicibile. Speriamo che queste famiglie che sono in difficoltà abbiano un aiuto per questi ragazzi, perché lo studio e la formazione sono importanti per creare un futuro, e in questo momento sicuramente parlare di futuro è una speranza, e quindi crediamo di poter essere nel nostro piccolo utili anche per dare speranza. Molto soddisfatti i referenti della Caritas. La pandemia, dobbiamo dire, che non ha colpito tutti ugualmente. I poveri sono ancora più poveri, cioè le famiglie che prima avevano difficoltà oggi sono ancora più in difficoltà, e tanti sono i bambini che oggi studiano ma non hanno i mezzi adatti per poterlo fare. Questo regalo ci permetterà veramente di fare tanto bene a tante famiglie della nostra Sicilia. Un aiuto concreto che andrà a coinvolgere le 18 Caritas presenti in Sicilia. È molto bella l'iniziativa, perché va proprio a impattare sulle nuove generazioni e sulle generazioni che poi costruiscono anche dal punto di vista culturale, educativo, ma anche politico, anche di impegno sociale e civico, le nuove generazioni. È tutto per questa edizione. Grazie per averci seguito. Buona serata.